Andata. Allora, a questo momento sì, si è attivato. Ok, allora iniziamo. Oggi parliamo innanzitutto dei pronomi personali. Quindi io, mi, tu, vi, egli, li, ella, sci, esso, essa, gi, noi, ni, voi, vi, essi, esse, ili. La formula di cortesia, il lei, si traduce con vi, cioè come tu o voi, però si mette la lettera V maiuscola. Quindi, come sta? Kiel vi fartas? E con la V maiuscola. Adesso vediamo a pagina 44 le frasi. Chi vuole leggere? Inizi tu, Enrico. Alessandro volis min. Quindi vediamo che min voleva me, min ha l'n dell'accusativo. Poi. Carlo vidas min. Anche qua è complemento oggetto, quindi sempre con la N. Allora, vai avanti tu, Marco. Li salutis vin. Sì, qua abbiamo un soggetto, quindi li e un complemento oggetto, vin, con la N. Poi l'altra, sempre Marco. Mi sendus al vi la libro. Ecco, qua abbiamo il mi soggetto al vi, io man ti manderei, quindi manderei a te il libro, preposizione più un pronome personale. Poi vai avanti tu, Fabrizio. Petro acceptis lin malvarme. Sì. Quindi l'in qua è sempre un complemento oggetto con la N. L'altra? Maria scribis al sci letteron. Letteron. Ecco, Letteron. qua abbiamo il pronome personale di terza persona femminile e c'è un al prima perché è dativo, diciamo. Ecco, a lei. E poi vai avanti tu, Enrico. Mi scribos al vi longhe. Anche qua, dativo, complemento di termine. Poi l'altra. Ecco, Vi trovos ilin. qua abbiamo il pronome personale di terza persona plurale. E vai avanti tu, Marco. Nilavunin. Ecco, questo è riflessivo. Noi ci laviamo, quindi lavu, nin, va a complemento oggetto con l'n dell'accusativo. L'altra? Li dono salni du pomoin. Al ni, quindi a noi. E Fabrizio? Mi ne credas ie tio. Io non credo a ciò, quindi qua c'è il soggetto e basta come pronome personale. L'altra? Ecco, Mi punos vin. qua abbiamo un soggetto e un complemento oggetto. Allora, vediamo anche il pronome riflessivo di terza persona. Abbiamo visto quello di prima persona plurale, noi ci laviamo, quindi ni lavu nin. E quello di terza persona invece è si. Quindi lui si lava, li lavas sin. E
Sì, ecco, sì, vale sia per il singolare sia per il plurale. Quindi, ili combas sin, essi o esse si pettinano, sempre col sin. Io gli dico che si lavi, mi diras alli che li lavu sin. Ecco, qua c'è sempre il complemento oggetto. E poi abbiamo il pronome indefinito per dire si legge sui giornali che ci sarà un nuovo evento. Allora si usa oni, che è l'impersonale. In francese abbiamo on e tedesco man. Allora, per esempio, si dice oni diras. Si lavora molto, oni multe laboras. Vedete che l'avverbio viene prima del verbo, però come dicevo l'altra volta, l'ordine dei componenti della frase è libero. Quiam oni bone fartas, quando si sta bene. Quindi l'oni è l'impersonale per dire in generale succede questo e succede l'altro. Poi vediamo gli aggettivi e i pronomi possessivi. Prima gli aggettivi. Mio, mia, tuo, via, suo, di lui, lia, suo, di lei, scia, suo, di ciò, di esso, gia, nostro, nia, vostro, via, loro, ilia, suo, di lui, di lei o di loro, sia. Ecco, qua bisogna fare una distinzione. Allora, vediamo un attimo le due frasi che seguono. Ioano avas sia in libro in. E poi dopo dice Ioano avas lia in libro in. Allora, vedete che ci sono due aggettivi diversi. Allora, il primo è sia in, il secondo lia in. Perché sono diversi? Perché nel primo abbiamo Giovanni ha i suoi libri, quindi suoi è riferito al soggetto, a Giovanni. E allora metteremo sia in. Mentre nel secondo Giovanni ha i suoi libri, i libri sono di un'altra persona, di Carlo, insomma di un'altra persona. Maschile però, perché abbiamo lia in e quindi non mettiamo sia in perché sennò sarebbe riferito a Giovanni, ma lia in, quelli di un altro. Se io avessi trovato Ioano avas scia in libro in, vuol dire che Giovanni ha i libri di un'altra persona femminile, perché c'è il sci, quindi scia in. Allora, vediamo l'altra frase. La onclo estas en la giardeno con sua nevo cae sia amico. Allora, in questo caso sia nevo e sia amico va il sia perché è riferito a onclo, cioè lo zio, quindi sia suo nipote e suo amico. Però se per esempio avessi trovato con sia nevo cai lia amico, voleva dire che l'amico era di un'altra persona, come anche sia amico poteva essere di un'altra persona. Ecco, infatti dopo dice la oncolo estas in la giardeno con sia nevo cai lia amico. Il nipote, l'amico del nipote. Ecco, in questo caso lia amico è l'amico del nipote e quindi il nipote non è soggetto, quindi va lia. E ecco, poi possiamo avere anche i pronomi possessivi, oltre gli aggettivi possessivi. Per esempio, io ho il mio libro e il suo. Mi avas mian libron cai la lian. In questo caso possiamo mettere anche l'articolo determinativo, il la. Oppure
Io ho il mio libro e il suo, mi havas mian libro kai lian, senza l'articolo. Cioè è corretto in entrambi i casi. Un altro esempio può essere un bel vestito, mi piace il tuo. Bella vesto, mi shatas la vian. Allora in questo caso mettiamo l'articolo, però possiamo anche dire mi shatas vian, mi piace quello tuo. Tutto chiaro fin qua? Mm-hmm. Sì. La frase quest'ultima era mia vesto. Mia vesto. No, via vesto. Via vesto. Ah, via vesto. Mi shatas la... Beh, adesso non è importante, può essere anche mia vesto, però sì. L'importante, cioè il senso qua non è molto importante. L'importante è che dopo dire mi shatas la vian o vian. Mm-hmm. Perfetto. Ecco, allora ci sarebbe un esercizio che se volete vediamo subito tra quelli caricati. Riesci Enrico? Sì. Mia Mateno. Allora, vediamo. Forse però registrando, vediamo se riesco. Sì. Ecco, dovrebbe essere visibile il mio schermo, giusto? Vediamo. Ecco, mia Mateno. Ok. Allora, qua ci sono tutte le azioni che si fanno quando ci si sveglia al mattino. Mm-hmm. Allora, mi vecchigias, mi sveglio, mm-hmm. mi ellitigias, mi alzo dal letto. Se fosse stato invece vado a letto, sapete come si dice? Alla litigias. Mi en litigias. En litigias. En litigias. En litigias. Vado al bagno, mi iras alla necessario, vado oppure, no beh, vado in gabinetto sarebbe più che altro, vado al bagno, mi iras alla banciambro, mi lavo, mi lavas min, io mi rado, mi faccio la doccia, mi asciugo, sarà, dopo vedremo cosa mettere, mi lavo i denti, mi pettino, mi combas min, mi belligas min, mi faccio bello, o faccio bella, mi ne schminkas min, non mi trucco, non mi trucco le mie labbra, mi ne ruggigas mian lipoin, nel senso non mi metto rossetto, mi vestas min, mi vesto, dopo vado in cucina e mi preparo la colazione. Poste miras all'acquireio, cae tie mi preparas la matin mangion. Bevo un succo d'arancia, mangio i fiocchi di mais con latte e miele. Mi trincas orange succon, mangias mais flocoin con lacto cae mielo. Allora adesso dovreste voi fare delle frasi. Ecco, quella a destra è per una ragazza e quella a sinistra per un ragazzo. Allora, potete scegliere, insomma, fra queste parole, fra queste frasi e completarle eventualmente. Chi vuole iniziare?
Posso iniziare se volete? Prego, Enrico. Volevo solo capire, allora, lito è letto. Sì. E andare a letto, com'è che è? Mi en litigias. Mi en litigias. Un attimo che... Tutto attaccato, quindi. Sì, come e litigias, solo che invece di L c'è N. Perfetto. Dentro il letto, in pratica. Mm-mm. Va bene. Allora, mia amico estas Petro. Matene ancau li vecchigias. Ancau li e litigias, kai ancau li iras alla neceseio. Ecco, adesso prova a comporre tu una frase con i termini che sono sotto. Quindi, poste, li iras alla banciambro, li lavas vison, vison, no, lava... Se vuoi dire viso, lavas... O lavasin, lavasin. Lavasin oppure sian vison. Sian vison. Li, vado avanti? Sì, sì. Li ne rasas o li rasas. Sin. Sin, sì. Li duchas sin. Sì. Ecco, ma non pure che li fai tutti, scegli tu, dine, anche inventati magari quello che c'è. Dunque, li beligas si, dunque, sin, oppure volevo dire anche lian... O liain manoin. Mm-hmm. Ma ecco. No, ma allora in questo caso è... Vuoi dire quelle di un altro o quelle sue? Le sue. Allora sia in manoin. Ah, giusto. Giusto, perché giusto. È il soggetto. Perfetto. Se invece è sciain manoin, allora magari della sua, di sua moglie o di sua... Sì, esatto, esatto. Ecco, perfetto. Vediamo, tu Marco, inventati pure qualcosa, ecco, in base ai termini che ci sono, anche magari cambiando il soggetto, invece di lì usa un altro soggetto. No. Però è come lo cambio soggetto, cioè... Devi mettere, per esempio, puoi mettere she, ecco, metti she... Che è lei, allora cambia un po'. She. Può essere. She brush la dentoin. She beligas, sì. Sì. She schminkas, sì. Sì. Kai si rugigas sia in lipoin. Sì. Kai Kai si è l'iras della banciambro. Sì, si può dire. È consentito. Va bene, tu Fabrizio adesso usa il pronome vi. Vi, quindi tu. Sì. Allora. Vi rasas
Vian liparoin. Sì. Vi brosas la dentoin. Sì. Kai li combas la, mi ricordo capelli, come manca. Allora, vi combas viain viain aroin aroin vi ne rugigas vie via lipoin viain lipoin vi ne rugigas viain lipoin. E qualcuno adesso prova a usare il pronome ili. Interessante. Vai Enrico. Ili, ili lavas, dunque, sin. Sì. Ah, quindi in pratica si forma il plurale del... No, presin rimane come se fosse li o si. Perfetto. Perché è sempre soggetto anche se è plurale, quindi va sin in ogni caso. Ah, perfetto, perfetto. Quindi ili vestas bone. Mm-hmm. Poste ili lavas sian biciclon bicicloin. Sono già usciti allora. sì. Abbiamo un po' accelerato i tempi. È più importante la bici pulita che... sono un personaggio un po'. Cosa hai detto allora? Ili, allora, lavas. Ili, lavas, siai. Dunque, siain, bicicloin. Adesso Marco, tu fai con i ni, noi. Ni posso dire è qualcosa che non sia già stato detto, quindi ni vestas sin kai hai detto vestas? Sì. No, allora è nin, ni vestas nin. Nin. Ma perché se ci, noi ci vestiamo, perché non è... Perché il complemento oggetto di ni è nin, con la n. Non è terza persona, è ma ni. Ma vuol dire noi. Che ne vestiamo noi stessi? Esatto. Perché non sin, allora? No. Perché sin è solo per la terza persona, singolare e plurale. Quindi per li, sci, gi o ili. Ok, non è... Ok, non è come in polacco. Ni vestas ni. Bello. Parli polacco, bello. E beh, d'altra parte lui era polacco, quindi... Sì, inerente. Qualcosa l'ha preso da lì. Kai ni iras en la quireio. Yes. Kai Kai ni prepara kai barmi,
Varmigas, Kai Varmigas, non ricordo più il latte. La Lacton. La Lacton, ok. Ok, Fabrizio, adesso vediamo con Oni, l'impersonale. Attenzione, che è difficile qua. Grazie. Oni, ho visto Oni. Che sei bravo, quindi. Giusto, brava Paola. Allora, Oni, Oni Lavas. Laviamoci. Oni Lavas, Sin. Oni Lavas, Bracoi, Kai, Kruroi. Allora, Bracoin, Kai, Kruroin. Oni Rosas, La Dentoin. Dentoin, yes. Oni, Oni Vestas. Sì, ci si veste. Kai, Kairi en la parco. Kai Iras in la parco o alla parco. Ok, adesso abbandoniamo questo esercizio. E facciamo anche l'altro, Estas Varm. Molto semplice, faremo presto. È warm, cos'è, caldo? Sì, warm è la radice. Adesso vediamo come combinare. Bene, bene. Effettivamente si sta scaldando il clima. Con calma. Eccolo. Allora, qua bisogna mettere la finale A o E, a seconda se si tratta di un aggettivo o di un avverbio. Quindi dovete bene. Decidere se è aggettivo o avverbio. Chi vuole iniziare? Fabrizio, inizi tu? Estas varme. L'altra? La vetro estas varma. La vetero. La vetero, scusa. Marco? Si estas bella, vi cantas bele. Sì, è chiaro il significato qua. Sì. Enrico? Mi danzas malbone. Li estas malbona knabo. Sì. E adesso... Marco? La auto estas rapida, gi curas rapide. E Fabrizio? La bona lingvo. Enrico? La knabino lernas bone. Benissimo. E questo è finito. Cioè, il significato è chiaro o il significato delle frasi, no? È G curas rapide. Corre velocemente. Ah, corre. Siccome c'è il G, vuol dire la macchina, per esempio, corre velocemente. C'è anche la foto. Perfetto. La auto è rapida e G curas rapide. Perfetto, grazie. Adesso andiamo avanti col libro, pagina 46. Sì. Mi ne scias, ciulla vetero. Allora, si dice come stai, kiel vi fartas? Mm-hmm. Allora abbiamo una parola interrogativa che è kiel, come. Invece, mm-hmm. per dire stai bene... Si dice ciu vi fartas bone, quindi si usa sempre una parola interrogativa, ma è, in questo caso è il ciu.
come in francese esche, quindi ciù vi fartas bone. Avete o hai imparato l'ultima lezione, ciù vi lernis la lastan lezionon. Allora, per esempio, abiti a Padova, ciù vi loggias in Padovo. Se in pratica sono le domande a risposta sì o no? Sì, sì, esatto. Invece se voglio usare delle altre parole interrogative, sotto ti fa vedere chi estas la stelisto, chi è il bifartas, appunto, come abbiamo detto. Però il ciù può essere usato anche nelle interrogative indirette. Cioè, non so se il tempo è bello. Mi ne sias ciù la vetero estas bella. Allora, di solito il se, diciamo, il se normale, diciamo, si usa se. E invece il se dubitativo, cioè vorrei sapere se penso che potrebbe essere una bella cosa se, si usa il ciù. Mi ne sias ciù, e risponde alla domanda, per esempio qua, il tempo è bello. Ecco, poi intanto andiamo avanti, poi ci saranno degli esercizi anche su queste cose. Le parole composte. Allora, abbiamo diverse possibilità in Esperanto di formare delle parole nuove, mettendo assieme più parole. E un esempio eclatante è submarscipo, che è formato da tre parole. Sub, che vuol dire sotto, maro, che vuol dire mare, e scipo, che vuol dire nave. Quindi ognuna ha il suo significato. Mettendole tutte assieme, quindi sub, mar, scipo, diventa sommergibile, una parola nuova. Paola, posso chiedere una cosa? Sì. Tanto un attimo solo che mi scrivo sommergibile. Qual è l'infinito di sias? Sì. Ah, ecco, due i. Due i, sì. Quindi è uno dei rari casi in cui c'è una doppia, insomma. Sì, una doppia vocale. Ah, perfetto. E quindi se io volessi tradurre, io vorrei sapere, sarebbe mi volus sii. Sì, esatto. Ah, ok. Se tu vuoi dire vorrei sapere se vieni, mi volus sì, ciù vi venas. Perfetto. Ah, sì, sì, in indicativo, nel presente, insomma. E lei risponde alla domanda, vieni o no? Ecco, comunque, adesso vediamo qualche parola composta. Libro, vendeio, libreria, è formata dalla parola libro e vendeio, che è negozio. Oppure scribe, mascino, macchina, scribi, scrivere, quindi macchina da scrivere. Perché cade la I? Perché quando si fanno le parole composte può essere che qualche vocale cada. È per un discorso di suoni, forse, eufonia. Sì, esatto, fonetica. Anche sub mar scipo cade la O di maro, quindi può essere che qualche vocale cada o qualche consonante. Mentre machine scribo, che è il contrario, è scrittura a macchina. Come vedete, il termine principale è il secondo. Quindi nel primo caso machino, la macchina, e nel secondo caso scribo, la scrittura. Perfetto. Poi prima Fabrizio ha usato una parola composta, lip aroi.
che è formata da aro, che è pelo, e lipo, labbro, quindi viene fuori i baffi. Ah, grande Fabrizio, liparo. Avevo letto la lezione prima, mi ero tirato avanti. Mi pare giusto. Allora, lipo è labbra? O lipo i? Sì, beh, sarebbe sì. Lipo i, labbro è lipo. Lipo i e aro, aro i? Aro i, sì, peli. Con l'H. Perfetto. Baffi. Ecco, abbiamo visto per esempio l'unione di due nomi, però ci può essere anche l'unione di un aggettivo e di due aggettivi, di un aggettivo, un avverbio, oppure ecco, per esempio multe nombra, numeroso, nombro è numero e multe è molto, e quindi numeroso. E, oppure anche l'unione di un verbo più un avverbio, antau avanti, vidi vedere, antau vidi prevedere. Giusto. E vedere dopo come sarebbe? Post vidi. Adesso vediamo un po' di suffissi. Abbiamo visto l'altra volta dei suffissi che indicano la professione, per esempio, che è ist, quindi officisto, militisto, dentisto, maristo, ecco, indicano la professione. Vediamo ul. Allora, ul indica l'individuo che ha una certa caratteristica, però chiaramente bisogna prima mettere una radice che dà significato, cioè che rappresenta il significato di quella parola. Quindi, per esempio, persona buona, bonulo. Ecco, per dire è una buona persona, estas bona persona, quindi usiamo l'aggettivo buona. Però per dire è una buona persona, se, non usando l'aggettivo, ma indicando proprio l'individuo, è bonulo. Non so se avete capito la differenza. Ha il significato lo stesso o no? Sì, solo che hai messo due forme grammaticali diverse, cioè hai messo prima l'aggettivo e il nome, buona persona, e invece con questo suffisso ul fai un'unica parola, bonulo. Cioè sono due modi per dire la stessa cosa, si può usare sì. L'uno o l'altro. Sì, esatto, anche qua ricciulo, riccia persona, ricciulo è la stessa cosa come significato, però è proprio per individuare l'individuo, ecco. Quindi solo per persona. Solo per persona, ul, sì, esatto. Non per animali o cose. No, esatto, solo persone. Concretulo, coraggiulo. Un uopulo invece vuol dire singolo, la singola persona, un uopulo si trova spesso, è sempre c'è il suffisso ul. Ecco, poi un altro suffisso è an, cioè per dire anche non sposato, scusa Paola. Un uopulo? Sì, potrebbe... No, ma più che altro singolo, come persona singola, non di un gruppo. Ah,
E c'è anche il femminile, un uopulino o no? No, un uopulo è per tutti i generi. Perché vuol dire persona, persona, quindi va Ah, bene sia sì. per il femminile sia per il Giusto. maschile. Perfetto. E Anne indica il seguace di una dottrina, di una corrente filosofica, di una corrente politica, membro di un'associazione, oppure seguace di un modo di pensare, oppure anche l'abitante di una città, di uno stato. Abbiamo visto all'inizio, ancora nella prima lezione, alcune nazionalità si dicono, ad esempio, allora vediamo un attimo, coreano, coreano, abitante della Corea, qua dall'esempio cristiano, cristano, samideano, che ha la stessa idea, perché è seguace di una stessa idea. Oppure Paola, per esempio, sì. Podovano, no, Padovano, Podovano. No, Padovano. Ah, Padovano. come in italiano. Ah. Comunque Sì, in che sempre con A. spunto Ah, perché la città è esperanto? Padovo. Ah, Padovo, giusto, giusto, non Quindi Podova. aggiungi l'an, togli Giusto. la o, aggiungi an, Padovano. Come si dice spirito in Esperanto? Spirito. Quindi è spiritano, uno che è spiritista? Sì, si può dire. Sì. Bello, bello. Parisano, qua dall'abitante di Parigi, statano, cittadino. Ecco qua, cittadino dice statano, però cittadino sappiamo che si dice anche civitano. Perché la comunità, il comune si dice comunumo, il comune o la comunità. Quindi civitano, civito è la comunità anche questa, civito, quindi civitano. Però qua dice cittadino nel senso cittadino di uno stato, statano. Poi abbiamo il, suffisso il, che indica lo strumento, quindi per esempio trancilo, qua il coltello da tranci che vuol dire tagliare. Ecco, però per dire per esempio le forbici. Cesora, cosa c'è? Tondilo. Esatto, tondilo. Ecco, e poi combilo il pettine, da combi che è pettinare, abbiamo visto prima il verbo, slosilo la chiave, da slosi chiudere a chiave. Ecco, e quindi. Ecco, la stampante, presilo, da pressi che vuol dire stampare. Quindi quando si dice la stampa, l'azione di stampare, è stampado o stampo. No, scusa, presado o presso. Presado o presso, da pressi. Cioè, pressado è il participio passato? No, è lo stampare, la stampa. Ah, perfetto. L'azione di Prodotto. stampare, la stampa, ecco. O anche, diciamo, l'industria della stampa si dice presado, presso. Ecco, adesso, se
saltiamo un po' i vocaboli e andiamo agli esercizi a pagina 51. Wow, bello questo. Sandro, tutto bene? Sì, ci sei, Sandro? Sì. Per me Sandro, Sandro ogni tanto lascia lì l'icona e va a mangiarsi una brioche. No, seguo. A fumare una sigaretta. Ascolta Sandro, ho riservato un esercizio per te, dopo lo vediamo. Ottimo, ottimo. Non esagerare con le sigarette, Sandro. Guarda che lo dico a Maria Rosa. Va bene, ci sentiamo dopo, Sandro. Dormi pure intanto. Come dormi? No, no, guarda, dopo io lo interrogo. Resta qua collegato che... Quando si sveglia ti dice tutte le operazioni. Voglio verificare se è stato attento, eh. Si dice le operazioni del risveglio. Allora, inizi tu, Marco. Pagina 51. Mi devas accetti multa in objectoin. Ĉu vi povas veni kun mi? Devo acquistare molti oggetti, puoi venire con me? Sì, fai anche più l'altra. Yes, mi bonvole vinga companos. Sì, volentieri ti accompagno. E poi anche l'altra. Niru antaue gis la libro vendeio. Andiamo innanzitutto in libreria. Benissimo, allora qua cosa vediamo di particolare? Il pronome è mi. Pronome personale mi. Uh-huh. Poi l'accusativo, multa in objectoin. Poi abbiamo la parola interrogativa. Puoi venire con me? Ciu vi povas veni con mi. Poi abbiamo di nuovo mi preceduto da una preposizione kun. Yes, mi bonvole vin accompanos. Allora il vin vediamo è in accusativo. Bonvole è un avverbio, volentieri. Poi andiamo, questo è l'imperativo, ni iru. Antaue, un avverbio, gis la libro vendeio, fino alla libreria. Ecco, libro vendeio è una parola composta formata da negozio e libro, quindi la libreria. Vai avanti tu, Fabrizio. Mi desiras accetti quelcain esperanta in libro in. Io desidero comprare qualche libro esperanto. In esperanto. Esperantista, sì, sull'esperanto, insomma, ecco. Wow. Anca un min. Vai avanti. Dove che si trova il libro in esperanto? Si trova in libreria, sì? O su Amazon? Difficile. Poca roba. Su Amazon c'è un libro che ho tradotto io. Sì. Manuale di conversazione che è Frasaro de Esperanto. Grande, grande Paola. Aspetta che me lo scrivo. È Frasario di Esperanto. Che praticamente sono dialoghi di conversazione quotidiana, non so, al ristorante, al bar, in farmacia, e sia da una parte la versione in esperanto e dall'altra la versione in italiano. Frasario de Esperanto. Sì, no, è scritto in italiano, Frasario di Esperanto. Wow, bello. Ed è editato dalla Coedes? No, no, è Amazon Caffè Books, comunque. Ah. Sì, perché Amazon ha la casa editrice pure, è vero. Cercherei. E l'autore è Jacopo Gorini. Ah, ma come c'è una parte tua, quindi...
No, allora lui ha curato il libro, però io ho fatto la traduzione in esperanto. Ah, perfetto. Quindi io sono la traduttrice e lui l'autore del libro. Bene, bello. Tu sei la mente e lui è il braccio. Viceversa. Beh, E c'è anche insomma, il un motto. po' abbiamo fatto insieme, diciamo, la Bene, bene. gestione. Lo cercherò, lo cercherò. C'è il globo raffigurato. Bene. Comunque, com'è interattivo, Sandro? Subito la trovate. Però potresti Ottimo. prenderlo Pensavamo che anche tu dormisse. quel libretto, sai? No, ho guardato apposta. Dialoghi semplici, sì. Dai, ho appena guadagnato un buono da 30 euro da spendere alla Feltrinelli, quindi quasi quasi, se riesco a ordinarlo anche presso il sito della Feltrinelli. Ma non so se sulla Feltrinelli c'è. Comunque. Vediamo. È abbastanza recente anche. Sì, del 2018. Aprile 2018, sì. C'è anche una tartaruga. C'è una tartaruga che è sul globo, sì. Esatto, bravissimo Sandro. Bene, bene. Allora, vai avanti Fabrizio. Miam avas quelcain vercoin de Claude Piron. Piron. Piron, che non so chi sia. Tre lerta esperanta verchisto. È questo, è un tre lerta e speranta per chisto. Traduco o vado avanti No, intanto? vai avanti fino al punto. Nun mi volus legi in Leggi, esperanto, leggi leggi. in esperanto ancau Hamleton. Sì, allora Bello. traduci. Io già ho già Sì. qualche vercoin Opera. opera di Claude Piron, che non conosco. È uno studioso anche esperantista. Piron. Tre lerta esperanta verchisto. Sì, uno scrittore Lettore. esperantista molto bravo. Ah, Gappa. tre lerta sarebbe molto bravo. Sì, è verchisto e scrittore. Sì. Da Verco, vedi, Verco è il nome. E verchisto c'è il suffisso ist che indica la professione. Uno che Ok. scrive opere è uno scrittore, quindi verchisto. Non mi volus legi, in esperanto. Vorrei leggere in esperanto anche Amleto. Sì. Enrico? Mi volus ancau aceti quelcain libroin, quiwin mi donathos al mia amico cae al lia filino. Sci tre shatas legi cae scia biblioteco estas tre ricia. Gi enavas multain libroin. Ok. Io vorrei anche comprare. No, abbiamo già letto questa parte. No, fino a Amleto eravamo arrivati. Allora, io vorrei comprare anche alcuni libri i quali io donerò al mio amico e a sua figlia. Lei ama molto leggere e la sua biblioteca è molto ricca, molto fornita. Ci sono molti libri. Sì, la biblioteca contiene molti libri e navas vuol dire contenere, contiene. Ecco. Ecco qua cosa vediamo? Che innanzitutto abbiamo al mio amico l'aggettivo possessivo mia. E poi a Lia Filino, perché Lia? Perché non è la Filino di me, insomma, perché il soggetto è mi, quindi
Quindi io non è mia filino, è lia filino di lui, dell'amico, e quindi lia riferito all'amico. Non so se è chiaro. Sì, per me sì. Questa parte sì. Se no, di sia filino sarebbe stato sbagliato perché l'amico non è il soggetto in questo caso. Il soggetto sono io, mi donatus al mio amico, il complemento di termine, quindi va lia. Figlia su di lui. Lei ama molto leggere e la sua biblioteca, ecco, sia perché? Perché riferito a lei. E perché non è scritto sia biblioteco? Bella domanda. Qua vi voglio. Perché non è scritto sia biblioteco, visto che il soggetto è she, quindi lei. Forse perché è una frase dipendente. Esatto, perché la frase successiva, sia biblioteco est stre riccia, il soggetto è la biblioteca non lei. Quindi la biblioteca è il soggetto e scia si riferisce a lei, che non è il soggetto, e quindi va scia e non sia. Non so se mi sono spiegata. Sì, la biblioteca di lei, quindi della figlia, no, Esatto. sarebbe la biblioteca, è molto ricca. Esatto, la biblioteca è il soggetto e quindi scia non va come sia perché si riferisce a lei. Poi G, abbiamo visto il pronome personale di terza persona. Ecco, vai avanti tu, Marco. Preskaŭ ĉiuj urbanoj estas klientoj de tiu librovendejo, ĉar ĝi havas multajn librojn. Basta. Allora, quasi Preskaŭ. tutti gli abitanti, tutti i cittadini, Sì. sono clienti di questa libreria, quella Di quella. libreria. Perché ha molti libri. Sì. Avanti tu, Fabrizio, fino a fervendisto. Okay. Antau ierasu, ierau, Ierau, antaŭ ierau. l'altro ieri, Sì. mi estis cun mia filo, c'è la fervendisto. Basta. Cosa? Basta, traduci. Ah. L'altro ieri io ero con con mio figlio Sì. fervendisto. Fervendisto è qualcosa che ferve. Ferro, Cos'è? venditore di ferraglia. Ferramenta? Ferramenta, presso la Presso la ferramenta, che ferramenta. vuol dire presso. Vai di tu, Enrico. Sed nec mi povis aceti la tondilon, quium mi desiris, nec li la trancilon, char la vendisto ne havis ilin. Strange. Ecco, qua abbiamo la costruzione col nec, nec, nec vuol dire né. Andiamo avanti a tradurre. Ma né io potei comprare le forbici, le Sì. quali io volevo, neppure il coltello. Né lui il coltello. Ah, ecco, né lui il coltello, ecco perché c'è lì.
poiché il venditore non le aveva. Non li aveva. Non li aveva, strano. Ecco, allora chi è? Allora, né mi, né io, né lì, né lui. E lui, questo lui chi è? Il figlio. Perfetto. Ecco. Bene, Franche. adesso vediamo le frasi dopo. Vediamo un attimino. Allora, gli scrivo, mi scribas a lì. Gli dico, Fabrizio. Mi dicas ali. Sì, mi diras, mi diras. Le Dios. dico, sempre Ah, Fabrizio. mi diras al sci. Sì, ci vede, sempre Fabrizio. Questo è cortesia? Intanto No, no, non ci mi ricordo vede, come si dice vede vede. noi. Ah, la terza persona. Ci vede. Ah, no, ah, vede noi, No, adesso ho capito. Sì, vede noi. perfetto. Quindi, Fabrizio? Non mi ricordo. Non mi ricordo né come Vidi. vede e né come Vidi. ci. Vidi, vidi. Quindi è. Vidas Ok, nin. vidi. Lì. O sci, li o sci, vidas nin. Li dimentico, sempre Fabrizio. Allora, dimenticare è forgessi. Oh, allora, ili forgessi. No, allora, No, dimentico forgessas. loro sarebbe. Dimentico io, Ah, dimentico mi. mi forgessas ili. Ilin, Ili. ilin. Non è molto semplice qua, eh. Non è molto semplice. Marco, vai. Vi vediamo. Mi vidas vin. Poi vai avanti. E vabbè, me lo porta, c'è già, me lo dice. Li parolas Lidiras, li diras al mi. Dion, me lo E di dice dire qui, Dion al mi. Glielo Dion al mi, poi l'altro. dice li diras Dion al li. Dimmelo. Diru al mi. Ok, Enrico, diccelo. Allora, diru al ni. Sì, poi. Ok, oni diras Sì. ne oni diras. No, meglio oni ne diras. Oni ne diras. Inizia tu, Enrico, il partici. Vediamo. Allora, trasformate queste frasi in frasi interrogative. Ciu la vizgrafo estas duona? Sì, poi. Ciu la curacisto estas bona? Sì. Marco? Ciu ili diris che la vizgrafo venis? Sì, oppure usando il se? Ili diris ciu la vizgrafo venis?
Esatto. Fabrizio? Ciu li estis tre maleficia? Malfelicia. Ecco, Malfelicia. adesso le prossime, il ciu non ci sta bene, perché è un po' senza senso. E allora io metterei una parola interrogativa. Allora, nun estas autunno, diciamo che stagione è ora? Chi vuole tradurre? Quindi è che stagione è adesso? Sì. Stagione e sezono. Sì. Vediamo, Ma qua sarebbe meglio Kia, di Kias quale stagione è adesso? Kia Kia sono? sezono estas nun? No. Sì. E adesso tu, Fabrizio, la seconda. Ciu jaro havas kvar sezonoi. Quindi direi quante stagioni ha ogni anno? Allora, kiom da... Poi. Sezono in Avas un jaro. Unu jaro, sì, oppure ciu jaro, però kion da sezonoi, no? Sezonoi, perché c'è il da prima, quante stagioni? Un da sezono Kion da sezonoi. E Marco, l'ultima, i di Venus in settembre. Quando verranno? Chiam ili Venus. Esatto. Allora, abbiamo usato qua delle parole interrogative che vedremo però nelle lezioni seguenti. Le chi vortoi sono chiamate, perché iniziano tutte per chi, per co, per K. Paola, ho un dubbio. Sì. Nella penultima, praticamente quante stagioni? Sì. Allora, è chiom. Sì, Kiom. Kiom da sezonoi. Sì, perché Kiom è riferito quanto singolare. Sì. Essendoci sezonoi che è plurale, quanto di stagioni? Ah, perfetto. Quindi sarebbe il partitivo. Sì, esatto. Ah, perfetto, perfetto. Che non abbiamo fatto o abbiamo fatto? No, no, non abbiamo Ah, fatto ancora. Ecco, ok. adesso andiamo a pagina 53. Allora, dovete mettere l'articolo dove è necessario, tanto per ripassare l'articolo. E allora, inizia tu, Marco. Glassoi estas utilai. No, non va nessun articolo, direi. Sì, perché in generale come in inglese. Kelkai glassoi estas utilai. Anche qua, perché Così. c'è alcuni, quindi non ci va. Miei glassoi estas utilai. Sì. Neanche. Neanche perché c'è l'aggettivo possessivo. La glassoi di Johano estas utilai. Benissimo. Qua ci va perché sono i bicchieri di Giovanni, quindi determinati. E fai tu, Fabrizio. Tio estas la corbo. No, è un cesto.
non è il cesto, quindi senza articolo. Estas corbo. Tio estas la via corbo. No, via corbo, perché non ci va niente. Davanti all'aggettivo possessivo. Tio estas corbo de sia patrino. Qua ci la va. Corbo de sia patrino. La corbo de sia patrino è il cesto. Poi? In mia ciambro estas la corboi. No, perché non dice ci sono i cesti, sì, ci sono dei cesti indefinito, quindi... Devo leggere prima la traduzione, allora. Sì, dobbiamo guardare la traduzione. Enrico, le ultime sei parole. Scipo, no, è la scipo. Sì. E poi scipo. Sì, esatto, perché è generale, è un mezzo di trasporto, quindi tutte le navi sono un mezzo di trasporto. Poi è villaggio. Sì, la... anche questo è in generale. E villaggio è estas la ideala loco por vivi. La villaggio. Il paese, chi è mi naskigis, dove sono nato. Sì. Chi è mi naskigis? Sì, chi è, ah, chi dove? È dove, sono... giusto, chi è dove, sì, sì, perfetto. E poi? Allora, vortoi? Sì. E dopo la vortoi? Sì, per esempio vortoi volas. La vortoi diris... Diritai civespere. Ecco. Perfetto, volevo dirlo. Quasi. Allora, adesso andiamo a pagina 57. Dirita i civespere. Civespere? Sì. Vabbè, approfondirò. Pagina 57. Leggiamo e traduciamo. Chi inizia? Inizi tu, Enrico. La visgrafo restis en sia ciambro en la domo, char li ne volis che oni vidu lin. Sì. Il visconte rimase nella sua stanza a casa, poiché non voleva che lo si vedesse, che lo si... Sì, sì. Qua vidu è perché c'è il suo comando, il suo ordine, che nessuno lo veda, presumo. No, è più che altro è congiuntivo qua proprio. Perfetto. Perché c'è il che non lo si vedesse. Ah, perfetto, giusto, giusto. Poi? Post quelcai tagoi servistino iris allia ciambro. La visgrafo ne estas en sia ciambro, si criis. Allora, dopo alcuni giorni una serva andò nella sua di lui, no, nella sua lia, sì, lui del visconte, camera o stanza. Però non una serva, la serva, perché in generale. Ah, sì, non è una serva? Ah, no, no, scusa, se è una serva, sì, sì. Ah, perfetto. E qua c'è il discorso diretto, il visconte non è nella sua stanza, lei esclamò. Sì, gridò. Si desiris
che la servistoi iru serci lin. E quindi ella volle che i servi andassero in cerca di lui. Sì, anche qui è un congiuntivo andassero perché è preceduto dal che. E poi abbiamo visto anche Alia Ciambro riferito a lui e la vix grafon estas en sia Ciambro perché qua sia perché è riferito al vix grafo che è il soggetto. Mentre in quella prima il soggetto è la servistino e non lui. Poi fai anche l'altra. La servistoi iris tra la campoi. Quindi i servi andarono attraverso i campi. Sì. Ili sercis kai sercegis. 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 Essi cercarono dunque sercegis. Sì, c'è l'eg che è accrescitivo, Sì, quindi ah, insomma, lo cercarono a destra e a manca. esatto, sì. Ili venis al fructarbo, quiu estis plena ie pomoi. Essi giunsero presso il frutteto, Presso l'albero da frutto, sì. l'albero da frutto che era pieno di mele. Sì. Sed en la arbo ili vidis nur duonain pomoin. Ma nell'albero essi videro soltanto due mele. No, mezze mele. Ah, due, ah sì, giusto, mezze mele, soltanto mezze mele. La vitgrafo trancis tiuin pomoin ili criis. Il visconte tagliò quelle mele, gridarono. Sì, il visconte ha tagliato quelle mele. Sì, non so, ho detto forse tagliò, no, Sì, va non so. bene, dopo, insomma, è questione di stile, insomma. Sì. E Marco, vai avanti tu. Poste ili vidis multa in funguin, quiu crescis sub larboi. De ciu fungo restis nur la duono. La vizgrafo trancis la funguin, diris servisto. Dunque dopo hanno visto molti funghi. Che erano cresciuti sotto gli alberi. Di questi quei funghi, no, Di ogni fungo. di ogni fungo era rimasta solo una metà. Il visconte ha tagliato i funghi, disse il servo. Un servo. Un servo, sì. Li mangi silin? Ne, rispondis alia servisto. Ciu vi ne vidas che tiui fungoi estas venenai? Dice, li ha mangiati? No, rispose un altro servo. Non vedi che quei funghi sono velenosi? Sì, anche l'altra. Poste ili venis al lageto. Sur la acfo estis ciui duonai fungoi, ciuin la vizgrafo trancis. Li venis al la lageto, diris servisto. Dopo sono arrivati al laghetto e sull'acqua c'era ogni metà dei funghi
C'erano tutti i funghi a metà? Tutti i funghi a metà che il visconte aveva tagliato. Sì. Disse un servo, era arrivato al laghetto. È venuto al laghetto. È venuto al laghetto. Yes, respondis la Lia, sed estas strange, mi vidas nur bona in fungo in, truly mangis la venena in, ni devas serci lin. Cioè sì, rispose l'altro servo, ma è strano, vedo solo funghi buoni. Ha mangiato i velenosi? Dobbiamo cercarlo. E Fabrizio? Sub larvoi il vidis infanon, chiu portis corbon. Sotto l'albero, sotto gli alberi, essi videro dei bambini. Alcuni. Un bambino. Ah, un bambino che portava del carbone. No, un cesto. Più infano estis la nevo della visgrafo. Questo bambino era il nipote del visconte. Sì. Lia corbo estis plena de duonai fungoi. Ie duonai fungoi. Quel cestino, il suo cesto, era pieno di mezzi funghi. Sì. Ne mangio più in fungo in crisis la servoi. Chris. Non mangiare quei funghi, gridarono i servi. Ili estas venenai. Sono velenosi. Ciù ili estas malbonai. No, sono cattivi. Questa è la parte. Poi risponde Slaifano. Sono cattivi, risponde il bambino. Rispose il bambino. Mia onclo donacis ilin al min. Il mio zio me li ha donati. Sì. E abbiamo visto la parola interrogativa. Ciù sono cattivi. E poi, vabbè, vari pronomi personali. Adesso torniamo un attimo indietro. A pagina 52. Sandro, te la senti di leggere delle paroline? Curacisto, curacisto, musicisto. No, curacisto cos'è? Il medico. No? Sarà un medico, sì. Sì. Musicisto, poi cos'è? Musicista. Esatto. Poi? Bibliotechisto, sarà un bibliotecario. Sì. Tramisto. È un guidatore di tram. Istruisto, l'abbiamo presente. Insegnante. Vendisto, cos'è un venditore? Sì, o un negoziante. Negoziante. Verchisto, cos'è verchisto? È scrittore. Ah. Arriva da verco, che è opera. Reclamisto, cos'è? Un pubblicista. Un pubblicista da reclamo, che è pubblicità. Organizzista, organizzatore. Ecco, adesso fermati un attimo. Questi qua sono tutti con ist, il suffisso ist, e indicano la professione. Adesso vediamo il suffisso il, che indica lo strumento. Quindi vai avanti. Quindi scribigo. Che è? Scrivere. La penna. La penna. Lo strumento. Covrigo.
Da covri, che vuol dire coprire, quindi la Coprire, copertura. copertina. Copertina. Ludilo. Da ludo, che vuol dire gioco, quindi è giocattolo. Giocattolo. Devilo. Da levi sollevare, quindi è Fare. uno strumento per sollevare, insomma. Televidilo, televisore. Ah, Sì, televisore, giusto, da televido, che è televisione, quindi televisore. Ecco, questi è, cioè, l'il dello strumento. Adesso vediamo an, che indica seguace di un membro di... Vai, vai pure. Villaggiano Che è o abitante anche, giusto? abitante del villaggio, esatto. Islamano, Islam, ok, Islam, sì. Islamico, sì. Sipano, Islamico, Sipano, che è un membro di una nave, insomma, ecco. Urbano, cos'è un cittadino? Sì, abitante della città, quindi cittadino. Lugano Del del sud, sud sì. Meridionale, diciamo. meridionale, ok. Angulo. Ecco, adesso questi erano seguaci, membri di, abitanti di. Adesso vediamo ul, che abbiamo detto individua un individuo. Strangulo, quindi è una persona strana. Ricciulo, cos'è? Persona ricca, un ricco. Esatto, sì. L'Ertulo, cos'è? Una persona brava, in gamba. Concretulo, cos'è? Una persona concreta. Esatto. E potrei aggiungere spertulo, una persona esperta. Spertulo. Spertulo. Sì, da sperto, che vuol dire esperienza. Spertulo, un esperto, vuol dire. Ok. Pagina 54. Sempre Sandro, ti faccio lavorare, Sandro, sai, Bene, che non bravo dormi sugli Sandro. allori. Vai, Sandro. Allora, pagina 54. Allora, Posti, posto, posta, posti. Sì, posto vuol dire posta, quindi c'è l'aggettivo e l'infinito. Poi l'altro? L'infinito si tradurrebbe con inviare per posta. Sì, esatto. Poi l'altro? Printempo, printempa, printempe. Tempi. Allora, printempo e primavera, quindi primaverile, in primavera, durante la primavera, e fare primavera. Poi? Saggio, saggia, sage, saggi. Qua io aggiungerei saggiulo, saggiulo, che è una persona saggia. Saggia. Saggio è saggezza, saggia saggio o saggia, saggiamente, essere saggio. Sufficio, sufficia, suffice, uffici. Allora, sufficio è sufficienza, Sufficienza. sufficiente. E a sufficienza e essere sufficiente. E una persona sufficiente sarebbe sufficiulo. Sì. Suno, suna, sune, suni. Suno. Il sole. Il sole.
Quindi solare con il sole, in modo al sole soleggiato. Al sole e fare sole, cioè soleggiare. Someri. Someri cos'è? Estate. Estivo, d'estate. E fare estate. Televido, televida, televide, televidi. Allora, televido, televisione, sì. Televisivo, tramite la televisione, con la televisione, per televisione. E fare e trasmettere per televisione. Sorgo e cura, zelo, quindi accurato, accuratamente, e curare. Vintro è inverno, invernale, d'inverno, mentre è inverno, e fare inverno. Stato, state. Allora, stato è stato. Statale. Cos'è, un statista? No, no, è in modo statale. Ah, modo statale. Semaine. Settimanale. In settimana. Cos'è? Radio. Cos'è? Radiofonico. Radiale. E per radio, in radio, tramite radio. Come che si dice? Nazie. Nazione, nazionale, vale. In modo nazionale, nazionalmente. Monato, monata, monate. Mese, mensile, per mese, ogni mese. Durante il mese, insomma. Okay. Come vedete, dopo, quando si fa una traduzione, bisogna un po' andare al di là del letterale, perché bisogna vedere innanzitutto la collocazione nella frase e poi il significato. Non si può essere letterali in certe volte. Ecco, adesso vediamo uno degli esercizi. Dopo, qua ci sono altri esercizi. Le parole a pagina 49 ve le leggete voi, 49-50, che c'è anche la traduzione. E poi non abbiamo fatto pagina 54, quello seguente, il 3, e il 4, pagina 55. Casomai li guardiamo la prossima volta. Pagina 55 e il 4, sì. Casomai guardiamo la prossima volta. Sì. Bella. Adesso, corposa sta lezione. Sì? Dico, tanti esercizi in questa lezione. Esatto, è più lunga del solito. Bene.
Vediamo adesso l'esercizio caricato. Urbo. Allora, ci sono tutte le parole inerenti la città. Allora, innanzitutto in la urbo, logias, quindi abita, situas, è situato, trovigias, si trova, troveblas, è trovabile, videblas, è visualizzabile, visitindas, è degno di essere visitato, merita di essere visitato. Poi chie, dove, a nord, nella parte settentrionale, a sud, a ovest, a est, in mezzo alla città, a sinistra o a destra, maldestre o destre, e proxime è vicino, mal proxime è lontano, vide al vide di fronte a, l'aula rivero lungo il fiume, apud l'hotel vicino all'hotel, trans la monto oltre il monte, super la strato, sopra la strada, però super senza contatto. Mm-hmm. E equina minuta, no, se, con contatto, super con contatto. Equina minuta, promeno, una passeggiata di 5 minuti. Poi chio cosa, strato strada, sac strato strada senza uscita. Plazzo, piazza, avenue, avenue, quindi viale cittadino, boulevardo, boulevard, larga strada alberata, domo, casa, museo, museo, banco, banca, posto, ufficio, ufficio postale, fabbrico, fabbrica, magazzino, magazzino, butico, boutique, Lerneio, scuola, universitato, università, ospitalo, ospedale, policlinico, policlinico, ristorazio, ristorante, caffeio, caffetteria, apoteco, farmacia, chineio, cinema, teatro, teatro, bussalteio, fermata dell'autobus, tramalteio, fermata del tram, concerteio, luogo del concerto o dei concerti, nageio, piscina, tombeio, cimitero, pregeio, chiesa, ludplatzo, parco giochi, piazza dove ci sono i giochi, stadiono, lo stadio, taxi, stazio, stazione dei taxi, polizeio, la centrale di polizia, urbodomo, il municipio, voyage agenteio, agenzia di viaggi, hotelo, hotel, campadeio, campeggio, parco, parco, rivero, fiume, ponto, ponte. Allora, allora noi dobbiamo costruire delle frasi usando queste parole. Vi faccio io un esempio. Mi loggias... nord de la vediamo un attimo, bus alteio oppure della la stima bus alteio come no. Non ho capito, no no niente, non ho detto niente. La della Bussalteio, super no, l'aula Rivero, trovigias belei domoi. Ecco, questo è un esempio. Chi vuole iniziare? Allora, la apoteco,
situas, vediamo, mal proxime de la teatro. Bene, sì, lontano dal teatro. Fabrizio? La Policlinico Trovigas. Trovigas? Trovigas. Mezze della Urbo. Sì. Marco? La museo apud la pregejo estas vizitinda. Sì, pregeio però. Pregeio, ok. Ah, pregeio, aspetta. Vuoi fare tu, Sandro? Pregeio. Meglio di no. Passo. Sto guardando comunque, sto seguendo. Bisogna fare un po' un gioco di combinazioni. Certo, grazie. Un puzzle. Va bene, Enrico? Dunque, la vediamo la strato granda estas en la norda parto de la urbo. Sì. Puoi farne un altro? Oppure avrei potuto dire anche la pli granda, la pli granda strato, la play granda, ah, play, perfetto, perché è superlativo assoluto, esatto, play, la play granda, e quindi invece se era fra due strade. Stai parlando di due strade, allora dici la pli granda. Ah, perfetto. Ma così è la play granda, di quella di tutte, la più grande di tutte. Perfetto. Sarebbe la maggiore, insomma. Sì. Play granda. Va bene. Sì. Un'altra, sì, un'altra. Va bene. Allora, Tombeio, un cimitero, Tombeio, visitindas apud la restauratio da Mario. Curiosa questa. Non si sa se andare al ristorante o al cimitero. Beh, io per esempio adoro il cimitero di Parigi, La Chaise, Pierre La Chaise, La Chaise, dove c'è... Invece un cimitero, sì, molto importante è quello di Mosca, una zona di Mosca, perché contiene tombe di personaggi famosi del mondo politico, economico, dello spettacolo. Esatto, anche esatto. Questo di Parigi, monumentale, per la Chaise, c'è anche Allan Kardec, tra l'altro, che ha sempre fiori freschi. Ma anche questo è è un museo da visitare, questo cimitero. Oscar Wilde e Jim Morrison. Per la Chaise, sì. C'è Oscar Wilde e Jim Morrison. Anche. Sì, anche Chopin. Dove? Per la Chaise. E anche Edith Piaf. Mentre in questo di Mosca, com'è che si chiama, Paola? Il nome non me lo ricordo, un nome russo, ma...
lo troveremo. Cioè, che ho visitato, tra l'altro. Ah. Per quello me lo ricordo. Mentre non si sa dove sia sepolto Zamenhof. Una bella domanda. La dottoro Zamenhof. Faremo delle ricerche. Certo. Va bene, allora Fabrizio, vuoi andare avanti tu? Allora, la Universitato. Sì. Troveblas. 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 Vidalvide al Tramalteio Kai Fabrico Iona. Fabrico è una di fronte a una fabbrica. Un'altra? Banco Vida Vide. Quindi una Vida banca. Vide. Sì. Visitindas. E la nord parto della urbo. Marco? Mi loggias mal proxime della universitato. E un'altra? L'aula Rivero, cosa si Rivero è fiume? Sì. Quindi lungo il fiume. Cosa può essere? Longa avenue Trovigias l'aula Rivero. Benissimo. Bello questo esercizio. Questo, casomai lo riprendiamo la prossima volta. Allora, la prossima volta, se riusciamo, finiamo questo capitolo 4, perché ci sarebbero altre cose da vedere. E poi facciamo la lezione numero 5. Bene. E poi naturalmente abbiamo anche dell'altro materiale, uno è già pronto, che è la tura orologio. Però lo vediamo la prossima volta. Che è qua. Resta qua comunque in chat, giusto Paola? Sì, lo lascio là. Ah, grazie. E dopo faremo anche, cioè preparerò altro materiale. E chissà che la prossima che possa essere in presenza. Pu puoi chiudere la registrazione. Perfetto. Allora, sempre che ce la facciamo.